Il primo segnale è subito valido con Jacob Del Ronco ovviamente in testa nei confronti di Ina Griffe e Ipersem che hanno girato più veloce di Granatina Rex. Ipersem di fuori vorrebbe andare su Jacob Del Ronco e sfondare. 200 metri di gara con Ipersem che insiste la giravolta in 16-1. Iper va su Jacob, lo impegna e cerca di sopravanzarlo. Per adesso non passa ancora, ma Ipersem prende mezza di vantaggio. Terza posizione per Ina Griff, quindi Granatina Rex, poi Ivo DJ che è stato più veloce di Shul di Poggio. 400 di gara, Ipersem al comando. In evidenza, superato Jacob Del Ronco, terza posizione per Ina Griff, quarta per Granatina Rex, quinta per Ivo DJ, sesta per Ishul di Poggio. I 600 di Ipersem si completano in 46,7, 36 dall'imbocco della cura fino al palo per il passaggio, la misura per lui è un filo inferiore perché era partito ovviamente a 20 metri. La fila indiana si ricompatta con Ivo DJ che si ricongiunge, così fa anche Ishul di Poggio sulla seconda curva. Quindi 6 in fila indiana, Ipersem, Jacob Del Ronco, Ina Griff, Granatina Rex, Ivo DJ e Ishul di Poggio. Quando la seconda curva finisce si andrà di fronte alle tribune. Il primo giro di Ipersem si completa in questo istante, in 1000, in 1,18,5, 31,8 dal palo metà lato opposta. Ovviamente la misura è sempre tarata dallo start, quindi vale circa un secondo meno per Ipersem. Si imbocca la terza curva, i 6 in fila indiana, nessuno ancora muove. L'ultimo paletto della dritta di fronte in 15-2, passo più o meno costante per Ipersem e Marco Guzzinatti, 4-24 al totalizzatore, terzi favoriti, la favorita Ina Griff, 1-87, terza la corda, il contro, Ishul di Poggio, ancora ultimo, 3-53 al totalizzatore. Si viene nuovamente davanti alle tribune, 1.400 di gara per il momento, non cambia nulla, Ipersem, Jacob Del Ronco, nessuno sposta, Ina Griff è sempre terza, Granatina, Ivo DJ e Ishul di Poggio. E così si completa un miglio che diventa tattico in 2-5, 31,5 anche questi 400. Ipersem prova a portare il cronometro dalla sua parte, sposta dalla quarta posizione Granatina Rex a mezza ruota su Ivo DJ, a mezza ruota c'è pure Ina Griff, sempre in coda Ishul di Poggio. I 400 ulteriori in 31,4, passo costante ma lento, Ina Griff va di fuori con decisione per andare all'attacco di Ipersem. Quando la penultima curva finisce si va di fronte alle tribune per l'ultima volta, 6,50 al traguardo, Ina va su Iper, i due giri in 2,35,5, 30 dal palo metà lato opposta, Ina mezza ruota a mezza lunghezza da Iper, quindi Ivo DJ che prova a recuperare mentre Ishul di Poggio non è della partita per il momento, sempre in coda, 4,50 si arriva a casa, il parziale in 28,7. Con Ina Griff che continua ad attaccare Ipersem, i due divisi da mezza lunghezza, Ivo DJ che prova a migliorare, esce dalla corda anche Granatina Rex in anticipo su Ishul di Poggio, insiste Ina Griff all'attacco di Ipersem quando si viene all'ingresso della retta d'arrivo, con Ipersem che prova la difesa, Ina Griff che insiste nell'attacco, Ina va su Ipersem a metà retta, tende a passare, Ina Griff fa valere una classe superiore a Ipersem. E vince con 1,5 di margine nei confronti dell'avversario, terza posizione per Ivo DJ. 29 anche per gli ultimi 4, si è andati piano piano all'inizio, veloce alla fine. La vittoria per Ina Griff, Andrea Guzzinati che neanche l'allenatore, i colori della figlia del capitano. 1,87 al totalizzatore, Ina Griff, Andrea Guzzinati.